Chiudi i tuoi occhi e immergiti in un momento di immaginazione. Visualizza un luogo magico dove ogni ansia, ogni preoccupazione che affligge il tuo cuore si scioglie come neve al sole. Immagina di trovarti su una strada affollata, il frastuono delle auto, i passi affrettati delle persone, un vero e proprio caos. E ora, in questa immaginazione, senti come tutto questo tumulto si plachi all'improvviso, come se una dolce brezza portasse con sé un sussurro gentile, una voce che sussurra all'infinito «Confida in Lui». Questo sussurro è la chiave per una pace straordinaria, una forza incommensurabile. E lo sappiamo perché Dio vuole ricordartelo oggi. Confida in Lui, perché Lui, il nostro Signore, è pronto a risolvere ogni tua sfida. Guarda il video fino alla fine, perché pregheremo insieme una potente preghiera. Apri il tuo cuore per ricevere le benedizioni di questa preghiera e ricorda sempre che il nostro Dio è più grande di qualsiasi problema che affrontiamo. Può aprire una via anche quando sembra non esserci alcuna via. Questa è la realtà. Sa come risolvere qualsiasi cosa abbia bisogno di essere risolta. È il Dio che serviamo, come afferma la Genesi. Ecco, io sono il Signore Dio di ogni essere vivente. Qualcosa è forse impossibile per me? Dovremmo fidarci di Dio in ogni momento, anche quando le cose sembrano sfuggire al nostro controllo. Esaminiamo 10 verità importanti che dovresti conoscere mentre cerchi di permettere a Dio di cambiare la tua situazione. Numero 1. Dio ti porterà dalla rottura alla completezza. La vita può a volte frantumare noi, facendoci sentire persi e rotti, ma in quei momenti di profondo dolore e disperazione, l'amore di Dio brilla più intensamente. È come quando un vaso si rompe e poi viene accuratamente ricomposto. Il vaso riparato diventa ancora più prezioso a causa della sua storia e della cura dedicata alla sua riparazione. Il Salmo 34, versetto 18, dice: «Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Salva gli umili di spirito». Il capitolo 4 di Giovanni parla della donna al pozzo, che veniva evitata dagli altri a causa del suo passato. Ma Gesù si avvicinò a lei offrendo acqua viva e una possibilità di nuovo inizio. Gesù non la giudicò e le offrì la grazia e la salvezza. La storia della donna al pozzo è un'illustrazione straordinaria della grazia, della compassione e del potere trasformativo di Gesù Cristo nella vita di chiunque, indipendentemente dal suo passato o dal suo contesto sociale. Proprio come fece con lei, Gesù prende i pezzi rotti e li ricompone, rendendoci interi e rinnovati. Ogni cicatrice, ogni lacrima diventano una testimonianza del suo potere di guarigione e del suo amore illimitato. Numero 2. Abbraccia la pace di Dio come la conosciamo. La vita può a volte sembrare una grande e spaventosa tempesta. I grandi problemi possono farci sentire come se fossimo sbattuti da gigantesche onde. Ma anche in quei momenti Dio offre un tipo speciale di pace. Non è semplicemente calma, ma una profonda sensazione di conforto che solo Lui può donare. Un bell'esempio di questa pace divina si trova nel capitolo 6 di Daniele, quando Daniele fu gettato nella fossa con i leoni a causa della sua fedeltà a Dio. In una situazione in cui chiunque avrebbe potuto essere consumato dalla paura, Daniele rimase calmo, confidando nel Signore. Miracolosamente Dio chiuse le bocche ai leoni, proteggendo Daniele. Allo stesso modo, quando chiediamo l'aiuto di Gesù, riempie i nostri cuori di pace, facendoci sentire al sicuro anche quando intorno a noi c'è caos. Numero 3. Dio è il nostro architetto divino. Hai mai pensato al modo in cui un architetto progetta un edificio? Prima che sia posato anche solo un mattone, c'è un progetto. Allo stesso modo, Dio ha un disegno maestro per ciascuna delle nostre vite.
Nel libro di Geremia c'è scritto: «Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza». Ciò assicura noi che anche quando la vita sembra caotica, Dio ha un proposito. Pensiamo alla vita di Giuseppe. Venduto dai suoi fratelli, accusato ingiustamente e imprigionato, la sua vita sembrava caotica. Tuttavia, alla fine, ogni evento si allineò per metterlo come secondo in comando in Egitto, salvando molte vite durante una carestia. Quindi, non importa quanto possa sembrare caotica la nostra vita, possiamo fidarci che Dio, il nostro architetto divino, sta lavorando dietro le quinte per noi. Numero 4. Abbraccia il potere della fede. La vita può a volte sembrare di essere in una barca durante una tempesta feroce. Le onde si infrangono intorno a noi e il vento ulula. È in questi momenti che la nostra fede diventa l'ancora. Nel Vangelo, secondo Matteo, Gesù disse ai suoi discepoli durante una tempesta: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» E alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. Ciò dimostra che anche nel mezzo delle tempeste più feroci della vita, la fede in Gesù può portare la pace. Mantenendo questa fede anche quando tutto sembra fuori controllo, apriamo noi stessi a interventi miracolosi e a benedizioni che Dio ha preparato per coloro che credono. Numero 5. Impara le lezioni dal deserto. La Bibbia è piena di storie che mostrano come Dio supporta e guida il suo popolo, specialmente nei momenti difficili. Uno degli esempi più potenti è il viaggio di Mosè e del popolo israelita nel deserto. Considera che per 40 lunghi anni vagarono nel deserto, un luogo con pochissimo cibo e acqua. Eppure, Dio si assicurò sempre che avessero ciò di cui avevano bisogno. Mandò giù la manna dal cielo per farli mangiare e si assicurò che avessero acqua anche nei luoghi più aridi. Questa storia ricorda che anche quando le cose sembrano oscure e difficili, Dio è sempre lì a guidarci e a darci ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Quindi, anche se non vedi come le cose potrebbero cambiare nella tua vita, mantieni la fede e continua a fidarti di Dio. Lui vede la fine dall'inizio e ricorda che nulla è impossibile per Dio. Numero 6. Sopporta il fuoco del raffinatore. Le sfide nella vita possono spesso farci sentire come se fossimo messi al fuoco, testati e provati ad ogni svolta. Ma c'è uno scopo in queste sfide, anche se spesso non vedrai lo scopo fino a quando la prova non sarà superata. Proprio come l'oro viene messo al fuoco per eliminare le impurità e renderlo puro, le nostre difficoltà e le prove a volte aiutano a rifinire e rafforzare il nostro carattere. La Bibbia lo esprime splendidamente in Zaccaria 13, versetto 9. «Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio». Quindi, ogni volta che affrontiamo una sfida, è un'opportunità per diventare più forti nella fede e avvicinarci a Dio. È un processo di purificazione che ricorda il nostro scopo e l'amore e il supporto infiniti di Dio. Dio non ha promesso noi una vita priva di difficoltà e prove, ma ha promesso che sarebbe stato con noi ad ogni passo, guidandoci, sostenendoci e dandoci la forza per superarle. Numero 7. Abbandonati e lascia andare. Quando parliamo di abbandonarsi, non significa arrendersi, ma mettere la nostra fiducia in Dio e lasciarlo guidare il cammino. È come essere su una barca in mezzo a un vasto oceano. Anziché cercare ansiosamente di remare da soli, fidiamoci del capitano. La Bibbia dice nei Proverbi: «Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza.
In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Nella Genesi vediamo la storia di Abramo quando Dio chiese a lui di sacrificare il suo unico figlio Isacco. Abramo non capiva il motivo, ma era pronto a farlo. Ha consegnato la sua volontà a Dio, ma alla fine Dio ha provveduto un montone da sacrificare al suo posto, dimostrando che quando affidiamo noi stessi a Lui e confidiamo in Lui, Lui fornisce sempre una via. Arrendersi significa lasciare che Gesù risolva la situazione senza permettere che le nostre paure e i dubbi umani si frappongano. Lasciare andare e lasciare fare a Dio. Numero 8. Il tempo di Dio non è il nostro. Spesso vogliamo che le cose accadano subito. Se affrontiamo un problema, vogliamo che venga risolto immediatamente. Ma Dio ha il suo tempismo e è sempre perfetto. Puoi pensarlo come piantare un seme, non possiamo affrettarlo a crescere. Ha bisogno del suo tempo per diventare una bellissima pianta. La Bibbia dice in Ecclesiaste 3, versetto 1, «Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo». Ricorda la storia di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni. Quando Gesù sentì che Lazzaro era malato, non si affrettò subito. Quando arrivò, Lazzaro era già morto, ma Gesù conosceva il momento perfetto e risuscitò Lazzaro dai morti. Questo ha mostrato a tutti che il tempo di Dio, anche se diverso dal nostro, porta ai risultati più miracolosi. Quindi, quando siamo impazienti, dovremmo ricordare che Dio conosce il momento migliore per agire per il nostro bene. Tutto ciò che dobbiamo fare è fidarci di Lui. Numero 9. Sii consapevole di miracoli invisibili. Le meraviglie di Dio non sono sempre grandi e appariscenti. Immagina un seme che cresce sotto la terra, anche se non possiamo vederlo subito, con il tempo emerge una pianta forte. Allo stesso modo, Dio spesso opera dentro di noi, nutrendo e guidando i nostri cuori e le nostre anime anche quando non ne siamo consapevoli. Pensiamo alla storia di Ruth. Dopo aver perso suo marito, avrebbe potuto sentirsi persa, ma Dio stava lavorando dietro le quinte, guidandola verso una nuova famiglia e benedicendola con una discendenza significativa. I veri miracoli a volte sono quei cambiamenti sottili nel nostro modo di pensare, rendendoci più pazienti, amorevoli e comprensivi. Numero 10. C'è la promessa suprema. La vita ha alti e bassi, ma c'è una promessa di Dio che spicca su tutto il resto. È la storia di Gesù che muore in croce e poi torna in vita. Non è solo una storia di qualcosa che è successo molto tempo fa, è un promemoria del potere e dell'amore di Dio. Lo stesso potere che ha reso Gesù vivo è con noi oggi. Pensaci, se Gesù può sconfiggere la morte, il nemico più grande, allora non c'è nulla nelle nostre vite che Lui non possa realizzare. Ogni sfida, ogni tristezza, Gesù può cambiarla in bene, mostrando il suo incredibile amore e potere nel nostro percorso di vita. Spesso siamo di fronte a sfide, incertezze e momenti di disperazione, ma di fronte a tutto questo abbiamo un ancoraggio stabile in Gesù. Quando affidiamo i nostri pesi a Dio e chiediamo un'intercessione divina, è una dichiarazione della nostra fede incrollabile in colui che ha creato l'universo e si preoccupa profondamente di ogni dettaglio intricato delle nostre vite. Dunque, Dio non vede solo le nostre lotte, lavora attivamente dietro le quinte, spesso in modi che potremmo non riconoscere immediatamente, per portare guarigione, pace e redenzione. È essenziale ricordare che lo stesso potere che ha reso Gesù vivo dai morti è a nostra disposizione oggi, desideroso di trasformare le nostre circostanze per il nostro bene e per la sua gloria. Adesso preghiamo insieme. Dio misericordioso e amorevole, Padre Celeste, ti lodo con tutto il mio cuore. Grazie per essere sempre presente nelle sfide della mia vita. Affido a te le incertezze, le sfide
e le tristezze, sapendo che stai lavorando per il mio bene. Respingo ogni forza negativa e dichiaro che nulla contro di me avrà successo. Ti chiedo protezione e benedizioni nella mia vita, la guarigione per il mio corpo, la mente e l'anima. Possa la tua volontà prevalere in tutto ciò che faccio. Benedici anche i miei cari con la tua pace. Ringrazio per la tua presenza inconfutabile e prego per chi cerca risposte. Grazie per le tue benedizioni e la tua grazia straordinaria. Ti ringrazio per ascoltare e rispondere alle mie preghiere. Amen. Se sei stato benedetto da questo messaggio, scrivi la parola Amen nei commenti. Puoi aiutarci a raggiungere più persone e diffondere il Vangelo condividendo il video con un amico o un membro della famiglia che sai aver bisogno della benedizione di questa preghiera e cliccando il pulsante Mi piace. Ricorda anche di iscriverti al canale per altri video che benediranno il tuo cuore e alzeranno il tuo spirito. Che la grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi.